Buon ciao a tutti ragazzi, io sono Maruko e oggi torniamo su Life is Strange. Nello scorso episodio abbiamo concluso la serie con il primo finale che ho scelto fra questi due. Ora torniamo a questo punto e vediamo un po' l'altro finale. Quindi direi di goderci, se così si può dire, il secondo finale di Life is Strange. Partiamo subito. Max? It's time. Not anymore. Ok. Lei ha appena strappato l'ultima possibilità di tornare indietro. Max. I'll always be with you. E ora. Forever. Ora si godono il bello spettacolo. Ma ho i miei dubbi. Guardate un po' la città. Lei ha sfidato il destino. In pratica ha cambiato talmente tanto il tempo e le realtà che ha cambiato il destino di Chloe. Immagino che Chloe dovesse morire e dovesse morire in bagno, e quindi ha scelto di sacrificare tutto pur di stare con lei. Eccolo qua. Non so se Joyce, Warren e David e compagnia cantante siano vivi. Non lo so. Intanto lo stabilimento di Prescott è distrutto, ma questo, vabbè, non è che ci faccia poi tanto che dire. Non ci fa né caldo né freddo. Il diner invece è completamente distrutto. Oh. E sono materializzate delle cerve. Tante. Guardate un po' che distruzione. E il fatto è che l'ha provocato lei. Lì, da lì non si muove. Tutto questo è causato dal suo potere. Per quanto uno non voglia farla sentire in colpa, purtroppo questa è la realtà. Dei cadaveri. Ok, lasciano Arcadia Bay. Ok, quindi che dire? È molto bello anche questo finale. Però io credo, col senno di poi, dopo averli visti tutti e due, che ho giocato la partita più giusta. Per il semplice fatto che la trama, il significato del gioco è che non si può manipolare il destino. Detto chiaro, per definizione è appunto destino. Quindi credo che il primo finale fosse poi quello più giusto, perché loro, ok, sono salve, sono in macchina, tranquille, ma cosa hanno lasciato alle loro spalle? Possono vivere con dei sensi di colpa? Io credo di no. Credo semplicemente che dovesse andare così. Poi ovviamente mi spiace, perché Chloe è quella che fa più presa anche su di me. Devo dire che davvero Life is Strange è un capolavoro. Tutti i personaggi sono ben caratterizzati, ma ovviamente il carattere di Chloe risalta.
Quindi è normale che ci si affeziona a lei. Però col senno di poi credo di... Sì, credo di aver fatto poi la cosa giusta. Non lo so. O meglio, non penso, non ho la presunzione di dire che ho giocato il gioco in maniera giusta o sbagliata, ma credo di aver seguito quello che il gioco mi ha trasmesso. Quindi penso di aver fatto le cose per bene. Spero vi sia piaciuta la serie. Tutto qui. Altra cosa. Ora vediamo, come vi dicevo, le scelte, che saranno molto molto interessanti, perché appunto ci farà vedere la percentuale di giocatori e quello che hanno scelto, eccetera. Quindi vediamo un po'. Partiamo dal primo capitolo, che è Chrysalis, e abbiamo le scelte principali, che sono quattro. Intanto, io ho scelto "hai nascosto la verità al preside", mentre il 66% ha denunciato Nathan. Inizio bene. Poi ho preso in giro Victoria e pensavo di averlo fatto, cioè di aver fatto la cosa giusta, invece tutti l'hanno consolata, non so come. Poi sono intervenuto per aiutare Kate, e questo l'hanno fatto la stragrande maggioranza, e ci sta, anzi addirittura io la prima volta avevo fatto la foto ma poi mi ero pentito, se vi ricordate. Mi sono anche preso la colpa per Chloe, questo l'hanno fatto in pochi, perché in realtà la maggior parte ha fatto "sei rimasta nascosta". Non so cosa pensare di questo. Poi ci sono le sottoscelte. In questo caso non mi sono fatto fare un ritratto da Daniel, non ricordo neanche come, dove e quando. E l'ha fatto il 53%, quindi come me penso che nessuno l'abbia visto. Non ho firmato la petizione della professoressa per le telecamere, anche qua la maggioranza delle persone ha fatto così. Non ho mai aiutato Alissa, mai. Tutti l'hanno aiutata all'83%, io no. Cioè io proprio l'ho ignorata fino alla fine. Non ho cancellato gli insulti sulla lavagna di Kate, anche questo il 51%, non pensavo di poterlo fare. Ho annaffiato la pianta, convintissimo che fosse una cosa bella per il finale, che portasse, che ne so, a un finale rigoglioso, qualsiasi cosa, eh sì, ciao. E però non l'ha fatto come me, o meglio l'ha fatto il 69%. Non ho toccato il test di gravidanza di Dana, il 98%, immagino fosse nascosto benissimo perché nessuno l'ha fatto. Non ho toccato le foto di Victoria, anche questo non l'ha fatto nessuno. Non hai scritto su un camper sporco, anche questo. Hai lasciato morire l'uccello, e che non lo so già quale fosse. Non hai rotto la palla di neve di Chloe, non l'ha fatto il 90%. Hai lasciato tracce nel garage di David, solo io potevo farlo, nessuno l'ha fatto, io sono un pessimo ladro. Hai letto le cartelle di David, anche questo l'ha fatto la maggioranza. Poi abbiamo "out of time", e abbiamo qua 5 scelte. Hai detto a Kate di aspettare di avere le prove, l'ha fatto la maggioranza. Hai risposto alla chiamata di Kate, l'ha fatto la maggioranza. Non hai provato a sparare a Frank, qua molti l'hanno fatto. Non ho salvato Kate, questo forse è l'unica pecca della mia serie, se posso dirlo. Potevo salvarla, l'ha fatto la stragrande maggioranza, quello è una cosa che mi è rimasta un po' qua. Però purtroppo è andata così. Hai dato la colpa a Nathan, l'hanno fatto tutti. E il 13 però l'ha data al professor Jefferson. Mentre sotto scelte ho ancora innaffiato la pianta, l'ha fatto la maggior parte. Non ha aiutato Alissa come sempre. Hai cancellato il link del video di Kate, l'hanno fatto tutti. Non sei stata amichevole con Taylor, ok. Hai accettato l'invito di Warren, perfetto. Non hai scritto un messaggio, e in effetti il 56%, non vuol dire che le cose siano giuste o sbagliate, è semplicemente la percentuale. Hai manomesso le rotaie, non l'ha fatto, praticamente la maggioranza non l'ha fatto. Non hai ottenuto un invito alla festa del Vortex Club, fa niente. Non hai aiutato Warren, nessuno l'ha fatto. Hai fatto la spia su David al professor Jefferson, l'hanno fatto tutti, quindi credo che lui abbia un po' travisato tutti all'inizio. Poi abbiamo rubato il denaro, molti non l'hanno fatto. Ho baciato Chloe, l'ha fatto la maggioranza. Ti sei schierata con Chloe, la maggioranza. Il cane di Frank non è stato ferito, l'abbiamo salvato tutti. Frank ha la pistola di David, il 34%. Chloe ha la pistola di David, la maggioranza. Le sottoscelte invece, Lisa è morta e non so chi sia. Non hai aiutato Warren per l'esame, non l'ha fatto quasi nessuno. Non sei sulla lista del Vortex Club, la minoranza. Non hai modificato la lista della festa del Vortex Club, nessuno l'ha fatto. Non hai cancellato il messaggio del poliziotto, non so neanche quale fosse.
Non hai aiutato Alissa, vabbè, un must della mia partita. Non hai avvertito la senza tetto, questo non so dove fosse. Hai fatto una foto nel passato, sì, l'ho fatta. Non hai lasciato un segno sul caminetto. Se vi ricordate, io l'ho fatto, poi sono tornato indietro, me ne sono scordato, poi la storia è andata avanti. E purtroppo è così. E questa era Chaos Theory. Ora andiamo al terzo capitolo. No, scherzavo. Al quarto, alla Dark Room, abbiamo quattro scelte. Hai rifiutato la richiesta di Chloe. Tutti l'hanno accettata, io ho deciso di non farlo. Ha impedito a Warren di pestare Nathan, l'ha fatto la maggioranza, nessuno si è fatto male, la maggioranza. Victoria non ha creduto al tuo avvertimento, mentre per molti Victoria ha creduto al tuo avvertimento. In pratica ce la potevamo fare anche amica in un certo senso, io ho deciso di no. Poi ho lasciato morire l'uccello blu. Vabbè. Non hai disturbato il nido, non sapevo neanche dove fosse. Hai trovato, penso, nel fienile. Hai trovato il codice di David, il 42%. Perfetto, invece molti le hanno ottenute in un altro modo le cartelle. Kate ti ha aiutato a trovare la stanza di Nathan? Ovviamente no, perché è morta. Kate non mi ha aiutato. Non hai convinto Daniel a partecipare alla festa del Vortex Club, la maggioranza. Non hai lasciato un messaggio sulla lavagna di Warren, l'81%. Non hai scoperto il pin di Nathan. Non l'ha scoperto nessuno. E non ha aiutato Alissa. Perfetto, povera Alissa. Va bene. Vediamo l'ultimo, Polarize. Ovviamente le scelte principali erano due. E se notate, molti hanno deciso come me di sacrificare Chloe, perché penso abbiano fatto un po' il mio stesso discorso. I sensi di colpa sarebbero stati tantissimi, quindi una vita per 100 in pratica. Vediamo un po' le sottoscelte. La lotta ha lasciato una cicatrice a David? Sì. Il 96%. David ha ucciso Jefferson? Meno, in realtà. David non ha ucciso Jefferson, non so come si poteva evitare. Non hai salvato il camionista? Non so chi sia il camionista. Vabbè. Non hai salvato Evan? Perfetto, immagino quando siamo tornati e c'era il tornado. Ok. Hai salvato Alissa? Win, finalmente Alissa, best friends proprio. Non hai salvato il pescatore? No, non l'ha salvato nessuno. Credo fosse quello che ha preso la scarica elettrica. Hai aiutato Joyce a fidarsi di nuovo di David? L'hanno fatto in pochi, perché immagino fossero concentrati sulla velocità di reperire la foto. Hai detto la verità su Rachel a Frank? E questo l'hanno fatto in molti. Hai baciato Warren, la maggioranza. E queste erano le scelte. Ora, che dire, stiamo un po' in questa schermata perché voglio trarre le mie conclusioni su Life is Strange. Che dire, me l'avete suggerito voi, me l'avete suggerito in tanti. Io non l'avrei portato per il semplice fatto che l'avevano fatto in tanti. Qualche mese fa probabilmente mettevo più in risalto quello che sarebbe andato male sul canale, nel senso che non volevo annoiare, non volevo fare le cose che facevano gli altri, avevo paura di venire giudicato per quello. Ora come ora in realtà tutto è cambiato, perché semplicemente ho deciso che il mio canale è mio, di nessun altro. Se mi piace portare un gioco che fanno tutti, lo porterò. Se però ci sono dei giochi che fanno tutti che a me non piacciono, non li porto, semplicemente perché non mi piacciono o comunque non mi sembra il caso di portarli sul canale. Non devo seguire la massa, assolutamente. Però questo non vuol dire che se un gioco è bello e lo giocano in tanti, vorrà dire che comunque è bello. E quindi nel caso di Life is Strange non posso fare altro che ringraziarvi per avermelo suggerito, perché ora alla fine del gioco posso davvero dire di essere contentissimo di averlo giocato insieme a voi, di averlo giocato personalmente, perché capisco davvero i pareri della critica. È davvero un capolavoro, capolavoro, musiche perfette, il gameplay è abbastanza scorrevole, le scelte sono assurde e non è un giochetto così dal niente, molto molto profondo, molto molto incentrato sulla psiche, se vogliamo, sulle scelte morali. La trama è particolarissima, bellissimo, come vi ho detto in altri episodi, a me piacciono molto le cose legate al tempo. Col senno di poi in realtà è stato bellissimo anche il finale, i due finali sono bellissimi, per quanto non siano allegri, ma ci sta tutto. I personaggi sono caratterizzati benissimo, si ride, ci sono delle citazioni, ci sono dei pezzi più seri. Se penso all'episodio del primo viaggio nel passato, quando ho visto lei arrivare
Sulla sedia a rotelle mi è cascato il mondo. Davvero dei colpi di scena assurdi. E quindi non posso fare altro davvero di essere contentissimo di averlo portato. Mi dispiace averlo finito, però sono contento di averlo portato. Sono contento di averlo portato fino alla fine. E ho letto qualche rumor, così prendetelo con le pinze. Credo si stia lavorando a un Life is Strange 2. Ora, personalmente non ne vedo il motivo. Io la concluderei così, anche perché non credo avrebbe senso che fosse ancora Max la protagonista. Magari sarebbero altri protagonisti. Certo è che se sfornano un capolavoro come questo, cioè, lo comprerò al day one. Probabilmente lo prenoterò prima dell'uscita. Statene certi, perché dopo averlo giocato, se davvero uscirà un secondo capitolo, un Life is Strange 2, lo porterò assolutamente sul canale. Al momento però ci accontentiamo di aver finito questo, che è il primo Life is Strange, non so se sarà il primo o l'ultimo. E per il resto, ovviamente, ora cominceranno nuove serie sul canale, ho già pensato ad alcuni titoli diversi, ovviamente anche di genere. Spero vi piacciono le mie scelte, spero vi piacciono le mie serie, spero possiate seguirle come avete seguito questa, come seguite le altre. Per il resto ci fermiamo così, io spero che la serie vi sia piaciuta, che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un mi piace, se il video vi è piaciuto appunto iscrivervi al canale, fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto questo video e tutti gli altri fino alla fine, vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti!